Stiamo andando verso il quartiere ebraico. Sono molto belli questi palazzi, veramente belli. Stiamo entrando nella parte ebraica di Praga. Sinagoga. Questa è la sinagoga. Ah no, che loro però i comandamenti. Voi dovete sapere che gli ebrei che passavano per nostra città erano soprattutto i commercianti, quindi volevano una buona posizione nelle vicinanze del mercato. Quindi dal mercato, dalla piazza dell'orologio fino al fiume arriva il loro territorio, che più tardi con tempo non poteva mai aumentare. Aumentava però il numero delle persone, c'era mancanza dello spazio, non c'era spazio da abitare, continuavano a aggiungere il piano sopra al piano, vicoli erano stretti, non c'era la canalizzazione, non è che non c'era spazio dove vivere, non c'era spazio dove mettere i morti, per quello fa così. Qui non c'è mai il nome ghetto, qualcosa che si richiami agli ebrei, è chiamato Josef Fof, a memoria di Giuseppe, figlio di Maria Teresa, che per primo ha dimostrato tolleranza nei confronti degli ebrei. Siamo nel quartiere ebraico e stiamo per entrare nella grande sinagoga. Adesso alla sinagoga, il cimitero ebraico. Sempre il cimitero ebraico. Le perline. Queste persone fanno così del bene, qualsiasi che sia il religione. Si voleva un cane. Usciamo da sta tristezza infinita con la tomba dei Cohen, che hanno come simbolo due mani. È la tomba quindi di Rabbi tanti Miller. Quei desideri li scrivono anche su bigliettini e lo mettono lì come i messaggi, è considerato, ma è sufficiente il sasso importante. Una cammina qua non finisce altro, sto cimitero. Sacra, non fare che roba. Prego, eh? Altro scorcio, poi spero che sia finita, perché tutte ste lapidi viene anche una tristezza infinita. L'uscita dalla sinagoga. Altra sinagoga. Si leggono da destra a sinistra, orologio, questo orologio che passo va in contrario. Dietro. Allora, ora vi dietro, contrario. Vi faccio vedere questa ultima sinagoga così. L'una 10, l'una 4. Sarebbe questa, vero? No.